Proseguiamo, diciamo, il tema già avviato la scorsa volta, addentrandoci nel terzo periodo, quello della persecuzione, delle vite, cioè dal 1943 al 1945. Inizio con una descrizione, diciamo, della situazione generale dopo, l'8 settembre del 1943. Gli ebrei che si trovavano nei territori liberati dagli alleati, e tra questi ricordiamo ad esempio molti ebrei stranieri che erano stati internati nel campo di Ferramonti, circa 2.400 ebrei italiani, e altri che si trovavano al confine o in altri campi di internamento minori. Furono liberati, quindi diciamo che per loro non ci furono problemi, mentre drammatica diventò la situazione degli ebrei che si trovavano invece nei territori che prima erano stati occupati dagli italiani, ad esempio nella Francia meridionale o nella ex Jugoslavia. E soprattutto anche quelli che si trovarono a nord della linea del fronte. Il numero complessivo degli ebrei che rischiavano la deportazione era di circa 43.000, di cui circa 8.000 stranieri o apolidi. E tenete conto che a Roma risiedeva circa un quarto delle possibili vittime italiane. Inoltre, dalla Francia, appena dopo l'armistizio, giunsero circa 1.300-1.500 ebrei stranieri e alcune decine di ebrei italiani che si fermarono nel Cuneese, e qui vedremo la vicenda dell'arresto di un numero abbastanza elevato di questi ebrei, rinchiusi poi nella caserma dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Oppure si diressero verso Genova, Firenze e Roma. Tra l'altro, di quelli poi catturati a Firenze non abbiamo i nominativi e quindi diciamo che non restano identificate le vittime. Circa 500 ebrei riuscirono a passare la linea del fronte, altri 5.500-6.000 riuscirono ad entrare in Svizzera, mentre 250-300 furono arrestati prima di raggiungere la Svizzera o dopo esserne stati respinti. Varie di queste fughe avvennero proprio nei giorni successivi all'8 settembre. Ad esempio, per quanto riguarda gli ebrei arrestati nella nostra zona, qui ho tutto l'elenco. Il 13 settembre abbiamo il primo arresto a Lecco e tra l'altro di un ebreo straniero nato in Unione Sovietica di 33 anni che venne deportato ad Auschwitz e fu tra i pochissimi, sono circa 5, e sopravvisse. Ma sicuramente diciamo che molte delle fughe si concentrarono nel periodo successivo al 1° dicembre del 1943 e vedremo anche perché, proprio intorno a quella data, visto che con l'ordine di polizia numero 5 del 30 novembre il capo della polizia aveva ricevuto ordine dal ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi di procedere all'arresto di tutti gli ebrei italiani e stranieri. Quindi da quel momento le forze dell'ordine italiane, della Repubblica Sociale Italiana, cominciarono appunto ad arrestare gli ebrei. In totale gli arrestati furono tra gli 8.000 e i 9.000, il 91% di questi fu destinato al campo di sterminio di Auschwitz. E il 94% di questi non sopravvisse, quindi questo dato ancora una volta ci ricorda come, diciamo, l'internamento degli ebrei fosse qualitativamente diverso.
insieme a quello dei Sinti e dei Rom rispetto ad altre categorie di prigionieri, cioè la possibilità di sopravvivenza era veramente ridottissima. Veniamo alla suddivisione del territorio. Il 10 settembre del 43 Hitler determinò la suddivisione del territorio italiano occupato. Abbiamo quindi una zona di operazione prealpi comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno, che venne annessa direttamente alla Germania, Reich, e fu affidato al commissario Franz Höfer. La zona di operazione litorale adriatico, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Lubiana, che fu affidata invece al commissario Friedrich Rainer. Queste due zone erano annesse al Reich e quindi in queste zone i tedeschi assunsero sia le responsabilità di ordine militare che quelle civili. E quindi anche la persecuzione nei confronti degli ebrei fu diversa rispetto a quella che poi avvenne nel restante territorio. Cioè a tutti gli effetti gli ebrei furono trattati nello stesso modo in cui erano appunto trattati in tutti i territori annessi al Reich. Poi una zona di operazione comprendente il retrovia del fronte, una zona con le restanti regioni centro-settentrionali. E qui le responsabilità civili furono assunte dall'amministrazione italiana. Il 23 settembre del 43 Mussolini dalla Germania annunciò la formazione del nuovo governo e lo stesso giorno una circolare dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, che era l'organizzazione diciamo, che si occupava globalmente di tutti diciamo, i reparti di polizia della sicurezza del Reich e in modo specifico della politica anti-ebraica e di internamento nei campi di concentramento. Bene, questa circolare che era indirizzata a tutti gli uffici territoriali dell'organizzazione dichiarava che gli ebrei di nazionalità italiana che si trovavano all'estero non erano più esentati come in precedenza dalla deportazione. E qui bisogna fare un passo indietro. Nel 1942 Mussolini era stato sollecitato affinché concedesse la deportabilità degli ebrei italiani che si trovavano ad esempio in Germania o in altri territori occupati e Mussolini aveva sempre diciamo, negato questo consenso. Nell'estate del 1942 Mussolini invece aveva dato il consenso per la deportazione degli ebrei di altre nazionalità all'interno delle zone occupate italiane, ma non appunto degli ebrei italiani ovviamente. E, questo ci fa capire diciamo, come l'Ufficio Centrale della Sicurezza del Reich era molto interessato insomma a mettere le mani sugli ebrei italiani come del resto aveva già fatto diciamo in tutti gli altri paesi. Quindi questo è il primo documento che testimonia l'estensione agli ebrei italiani della politica di sterminio già in atto fin dalla primavera del 42 nei paesi occidentali. Il 28 settembre il nuovo Stato fu riconosciuto ufficialmente dalla Germania, Mussolini, affiancato dal plenipotenziario del Reich, Rudolf Rahn, assunse la carica di capo del governo e di ministro degli affari esteri. Il ministero dell'interno fu affidato a Buffarini Guidi, la carica di capo della polizia fu assegnata dal 1 ottobre a Tullio Tamburini. Da parte tedesca, le azioni antiebraiche erano di competenza della sezione B4 dell'ufficio 4 della Polizia di Sicurezza SD, sezione che rispondeva direttamente all'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich e come comandante supremo dell'SS della Polizia fu insediato a Gardone Karl Wolf. L'articolazione italiana venne insediata a Verona sotto il comando del capo della Polizia di Sicurezza SD Wilhelm Aster
subito, diciamo che si ebbero i primi eccidi e le prime retate messe in atto dalle forze di occupazione. Nel mese di settembre. Ecco, queste azioni furono sostanzialmente azioni estemporanee, cioè non ci fu un'organizzazione centrale e quindi sono molto diverse tra di loro e vanno spiegate in maniera diversa. Non avrò il tempo di soffermarmi ovviamente sulle singole azioni. Allora, la prima avvenne a Bolzano. La Polizia Locale di Sicurezza ed Ordine della SIPO SD, quindi Polizia di Sicurezza e Polizia normale ma tedesca, procedettero subito agli arresti di ebrei stranieri e italiani. In seguito gli arrestati furono trasferiti nel campo austriaco di Reichenau e da lì ad Auschwitz. 22 furono deportati il 16 settembre, altri 10 il 28 settembre. A Borgo San Dalmazzo, ecco, in questa caserma dei carabinieri vennero internati 350-400 ebrei provenienti dalla Francia, di quel gruppo che avevo detto, e furono trasferiti poi a Drancy, che era diciamo il centro di transito per gli ebrei francesi, e da lì poi venivano deportati ad Auschwitz, e questa fu appunto la fine di questo gruppo. Poi abbiamo la strage di Meina, forse alcuni di voi la conoscono, la strage di Meina è stata documentata bene da Marco Nozza in questo testo del Meina che è già di qualche anno, e poi c'è anche il diario di Bekir, adesso non mi ricordo il cognome, che era una bambina allora che assistette a tutta questa vicenda. Tra il 5 e il 23 settembre e poi tra il 9 e l'11 ottobre dei militari delle Waffen-SS, quindi dei reparti dell'esercito tedesco, e una indicazione particolare che ci fa anche capire l'origine di questo eccidio: queste Waffen-SS provenivano dai territori occupati dall'Unione Sovietica e quindi erano, diciamo, abituati al trattamento, diciamo, riservato in quelle zone agli ebrei. E quindi arrestarono 56 ebrei italiani e stranieri, la maggior parte di questi si era rifugiato appunto in questo hotel e aspettavano di poter passare in Svizzera. E questi appunto vennero spogliati dei loro beni e barbaramente uccisi, i cadaveri gettati nel lago. Poco tempo fa sono state poste 3 pietre di inciampo al molo di Meina in memoria di 3 ragazzi, 3 vittime, 3 fratelli, Jean, Robert e Blanchette. Uno era del 26, l'altro del 30 e la ragazzina del 31, che vennero uccisi, furono gli ultimi del gruppo che risiedeva nell'albergo, furono uccisi insieme al nonno. Ascoli Piceno, il comando militare tedesco, il 5 ottobre iniziò il rastrellamento degli ebrei della provincia, affidandone qualche giorno dopo la prosecuzione alle forze di polizia italiane, disponendo il loro concentramento nel campo di Servigliano, che era uno dei campi che furono utilizzati, uno dei tanti campi di internamento utilizzato nel periodo di guerra. Poi anche ad Ancona, il 9 ottobre, ci fu un tentativo di rastrellamento che venne sventato grazie alla prontezza del rabbino, che chiuse la comunità e sollecitò gli ebrei a nascondersi. Questo episodio vi fa anche capire come a volte gli arresti furono attuati anche per la non preparazione, insomma, degli ebrei stessi e dei capi delle comunità, che non si aspettavano questi interventi. Ad esempio, sappiamo bene quali sono state anche le vicende della razzia del ghetto di Roma avvenuta successivamente.
Quindi queste prime operazioni non furono coordinate dalla polizia specializzata e quindi ciascuna, diciamo, che ha una sua motivazione, un suo percorso. Sicuramente quella di Bolzano rientrava nella politica missionistica relativa a quei territori. In ottobre, nel mese di ottobre invece, ci fu un'organizzazione, fu istituito un comando speciale, uno staff volante, che fu operativo appunto dagli inizi di ottobre fino alla vigilia di Natale. Era formato da circa 10 uomini, capeggiati da un uomo di fiducia di Eichmann, che era il capitano dell'SS Theodor Dannecker, che già aveva operato in Francia e poi, dopo aver finito il suo incarico in Italia, sarà trasferito in Ungheria per occuparsi della deportazione degli ebrei ungheresi. Anche questa è avvenuta, diciamo, verso la fine della guerra, ma portata avanti con grande efficacia. E fu incaricato di programmare delle retate che dovevano partire da sud verso nord. E la prima retata in realtà non era prevista a Roma, ma era prevista a Napoli, però a causa appunto degli eventi non fecero in tempo, insomma, ad organizzarla. Per quanto riguarda la razzia del 16 ottobre del 43 a Roma, negli archivi di Stato americani è stato trovato un documento datato 6 ottobre del 43, spedito dal capo della polizia tedesca Kappler a Roma al capo a Salò Wolf, in cui la destinazione citata doveva essere la Germania e probabilmente il campo di concentramento di Mauthausen. Su questo cambiamento poi di destinazione alcuni storici concordano sul fatto che forse ci fu questo cambiamento perché le cose andarono molto lisce, cioè nel senso che si aspettavano degli ostacoli da parte del Vaticano che invece non ci furono, e quindi la prima destinazione, diciamo, che era una destinazione precauzionale, cioè un campo, diciamo, di lavoro duro ovviamente, ma non Auschwitz. Come avvenne poi la razzia del ghetto di Roma, su questo non mi soffermo perché è un fatto molto noto. Dopo questa razzia ci furono altri arresti a Siena, a Firenze, dove vennero arrestati circa 500 ebrei, questi ebrei di Siena e di Firenze partirono con due convogli, uno del 9 novembre e uno del 6 dicembre, e questo del 6 dicembre venne unito al convoglio che partì da Trieste, il primo convoglio partito da Trieste il 7 dicembre del 43. E che era composto da circa 160 ebrei arrestati a Trieste e a Gorizia. Il primo convoglio che partì da Milano fu quello del 6 dicembre del 43, che raccoglieva soprattutto ebrei arrestati sul confine italo-svizzero. Come vi dicevo, alla fine di dicembre Dannecker venne trasferito in Ungheria e venne istituito, diciamo, un comando stabile agli ordini di Friedrich Boshammer, che sarà quello che poi continuerà le deportazioni da Fossoli soprattutto, e questo comando continuava appunto a risiedere a Verona. Passiamo invece, ecco, questa è la caserma dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo, dove vennero appunto fermati gli ebrei provenienti dalla Francia, la razzia del ghetto di Roma. Vi ricordo che furono 1022 razziati e ritornarono soltanto 15, 14 uomini e una donna. Questo è uno dei biglietti che veniva consegnato agli ebrei prima della partenza.
appunto prevede quello che potevano portare con sé. È interessante notare come si dice gli ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro, infermeria si trova nel campo. Questa è una famiglia abbastanza insomma, numerosa che venne uccisa ad Auschwitz nel 1943. Ora passiamo alla politica anti-ebraica della Repubblica Sociale Italiana. Per quanto riguarda, ecco, un'altra cosa, per quanto riguarda invece l'organizzazione tedesca, ecco, questo libro curato da Sara Berger, però contiene diversi contributi, è interessante perché raccoglie, diciamo, tutte le vicende dei vari reparti coinvolti nella politica anti-ebraica e anche, diciamo, le biografie dei carnefici. Si inserisce in un filone di studi, diciamo, in questi ultimi anni, ecco, che hanno puntato l'attenzione soprattutto su i carnefici. Tra l'altro vi indico anche questo libro uscito da pochissimo che riguarda i criminali del campo di concentramento di Bolzano, che è di Costantino Di Sante. Allora, il 10-11 ottobre la Stampa Quotidiana informò che erano state ripristinate le norme antiebraiche e annunciò il prossimo varo di ulteriori misure finalizzate a mettere definitivamente gli ebrei in condizioni di non poter più nuocere agli interessi nazionali. Quindi già si prefigura non solo la reintroduzione delle leggi antiebraiche, ma anche una loro radicalizzazione, come effettivamente poi sarà la linea. Il 5 e 6 novembre la stampa riferì che il ministro dell'interno aveva elaborato e stava per presentare a Mussolini e poi al Consiglio dei Ministri un progetto di legge inteso a regolare la questione razziale appoggiandosi alla legislazione germanica in materia. Alcune autorità locali, a seguito di questi annunci, in autonomia, quindi senza aspettare, diciamo, le direttive da parte del governo, iniziarono ad emanare prime disposizioni restrittive nei confronti degli ebrei. Ad esempio, il 19 ottobre il prefetto di Como ordinò agli istituti di credito di segnalargli l'ammontare dei depositi di qualsiasi tipo intestati ad ebrei e di porre un limite giornaliero di 30 lire ai prelievi di essi. Già, insomma, si preparavano alla requisizione dei beni ebraici. Altri esempi riguardano il questore di Piacenza, soprattutto il capo della provincia di Grosseto, questi, diciamo, anticipando quello che poi fu l'ordine di polizia di cui vi avevo già detto, cominciò a internare gli ebrei della provincia in una casa, in un edificio affittato dalla diocesi, dal vescovo, per appunto imprigionarvi gli ebrei. Poi, il 14 novembre del 1943 abbiamo l'assemblea del Partito Fascista Repubblicano con delegati giunti da tutte le parti e la famosa carta di Verona, e il punto 7 riguardava la questione ebraica e si diceva: gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Quindi diciamo che questa affermazione precede poi l'attuazione, ecco, dell'ordinanza di polizia numero 5, che prevedeva appunto l'arresto e l'internamento e il sequestro dei beni degli ebrei e inoltre l'adozione di una speciale vigilanza di polizia nei confronti di quei figli di matrimonio misto che nel quinquennio precedente erano stati classificati di razza ariana. Questa nota, ecco, ebbe come effetto quello di mettere ovviamente in allarme anche questi figli di matrimonio misto che erano stati classificati di razza ariana
E a questo proposito, nel corso di una ricerca che ho svolto insieme a una collega al Liceo Giovio l'anno scorso sugli archivi della scuola, per come dire, cercare di capire se c'erano stati degli studenti ebrei che erano stati appunto allontanati dalla scuola, professori, non abbiamo trovato, diciamo, tracce in relazione a questi eventi, anche se effettivamente in un registro di protocollo era stata registrata la richiesta della consegna delle schede del censimento, e nella risposta si precisa che 10 schede erano state inviate al Ministero nel periodo appunto dell'introduzione delle leggi razziali, però non abbiamo trovato altri riscontri. Tra l'altro abbiamo chiesto anche la possibilità di accedere agli archivi, perché sono variamente dislocati, del provveditorato, ma non c'è stato modo. Abbiamo tentato 2 o 3 volte, ma senza risultato. Ma sta di fatto che però abbiamo trovato dei ragazzi che frequentavano la scuola con un cognome ebraico, e probabilmente erano figli di matrimonio misto, e li abbiamo poi ritrovati dopo l'8 settembre rifugiati in Svizzera, e quindi ovviamente abbiamo messo insieme le cose, ed effettivamente questo ordine di polizia mise in allerta anche coloro che prima erano stati classificati di razza ariana, perché si prevedeva, come effettivamente la bozza di nuova legge prevedeva, una riclassificazione, e praticamente questi sarebbero stati quantomeno definiti come mezzi ebrei, perché in quella nuova normativa si prevedeva, diciamo così, una differenziazione anche per quanto riguarda i misti. Quindi dal 1° di dicembre si mise in moto la macchina degli arresti e delle deportazioni, e quindi abbiamo il coinvolgimento di diversi apparati statali della Repubblica Sociale: il Ministero dell'Interno, la Direzione Generale per la Demografia e la Razza, i prefetti e i questori, i commissari di pubblica sicurezza, i carabinieri, il Ministero delle Finanze per quanto riguarda le requisizioni, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell'Educazione Nazionale e il Ministero della Cultura Popolare, perché ovviamente diciamo che anche la propaganda doveva, già durante il periodo di guerra, si era molto radicalizzata nei confronti dell'ebreo come responsabile della guerra e dei disastri della guerra, ma doveva essere incentivata. Poi c'erano delle incongruenze, diciamo, tra la legislazione, il modo di procedere degli italiani e quello dei tedeschi, perché ad esempio per quanto riguarda gli italiani, per il momento evitarono l'arresto e la deportazione degli ebrei anziani o malati, che vennero esentati dall'arresto e dalla deportazione, mentre i tedeschi non facevano differenze rispetto a questo, l'abbiamo visto per quanto riguarda Roma. Mentre i tedeschi facevano differenza riguardo ai matrimoni misti, perché in Germania i mariti di mogli ariane evitarono la deportazione. Il film Rosenstrasse parla proprio di questo. E invece gli italiani non facevano differenza rispetto a questo, quindi il coniuge ebreo di un italiano di razza ariana poteva non essere deportato per i tedeschi. E invece per gli italiani sì. Gli ebrei che avevano un passaporto inglese o turco furono arrestati e deportati, ma non ad Auschwitz, ma a Bergen-Belsen, e la maggior parte di questi sopravvisse proprio per la differenza, insomma, tra i due campi. Poi in quell'ordinanza di polizia si disse, cioè si ordinò ai prefetti di istituire dei campi provinciali provvisori, ne furono istituiti 31, o altrimenti di imprigionare gli ebrei nelle carceri.
Il primo convoglio, diciamo, che raccolse ebrei arrestati dai tedeschi ed ebrei invece arrestati dagli italiani fu quello del 30 gennaio del 44 che partì da Milano, il convoglio dove si trovava anche la senatrice Liliana Segre. Ci furono diverse retate, ad esempio a Venezia il 5-6 dicembre, quindi subito dopo l'entrata in vigore di quell'ordinanza, e il campo di Fossoli venne aperto appunto il 5 di dicembre. Il campo di Fossoli quindi sarebbe diventato un campo dove i vari prefetti avrebbero dovuto convogliare gli ebrei arrestati nelle diverse province. Il 4 gennaio del 44, ecco qui, del 44, fu emanato un decreto, nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica, che prevedeva insomma la confisca di tutti i beni, aziende, conti bancari, crediti, beni mobili, immobili, anche gli oggetti diciamo di uso quotidiano. Scusa, ma nel 44 o nel 43? 40, è sbagliato qui, nel 44, sì, è un errore. L'ente di gestione e liquidazione immobiliare, l'EGELI, che era stato creato già nel 1939, a questo punto aveva la possibilità, insomma, di mettere le mani su tutte le proprietà degli ebrei. E il 28 gennaio del 1944 il capo della polizia ordinò ai capi delle province di sciogliere le comunità e di sequestrarne i beni. Il 18 aprile del 44 abbiamo l'istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza, di cui parlerò in modo più specifico dopo. Tra il dicembre del 43 e l'inizio di febbraio del 44 si verifica praticamente una spartizione dei compiti tra le forze di polizia italiane e quelle tedesche. Come avviene questo accordo e questa transizione? Il 4 dicembre del 1943 a Berlino, i responsabili per l'Italia dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich informarono il Ministero degli Affari Esteri tedesco di non avere forze sufficienti per arrestare tutti gli ebrei della penisola e lo sollecitarono ad esortare il governo della Repubblica Sociale Italiana ad attuare rapidamente il famoso ordine del 30 novembre e a chiedergli l'immediata consegna degli ebrei arrestati. Dunque, i tedeschi si erano resi conto della impossibilità, insomma, di portare avanti il compito di arrestare e deportare gli ebrei italiani. Non avevano forze sufficienti da dedicare a questo. Dopo i primi arresti, eccetera, si resero conto di questo. Anche perché vi ricordo che la razzia del ghetto di Roma ebbe un risultato inferiore rispetto alle aspettative dei tedeschi. E quindi era imprescindibile la collaborazione da parte degli italiani. Avevano le forze a disposizione e sapevano anche bene come andare a cercare gli ebrei, visto che nelle prefetture c'erano tutti gli elenchi aggiornati fino all'8 settembre del 1943. Fino alla metà dicembre del 1943 i due governi non avrebbero concluso un accordo per la deportazione degli ebrei arrestati dagli italiani. Quindi fino a quella data, certo, gli ebrei venivano arrestati, ma non c'era nessun accordo per quanto riguarda la loro consegna ai tedeschi. È probabile che in un momento posteriore alla metà di dicembre, ma sicuramente prima del 6 febbraio 1944, i governi del Terzo Reich e della RSI pervennero ad un accordo per la consegna ai tedeschi e la conseguente deportazione degli ebrei arrestati dagli italiani. Ci sono diversi elementi a favore di questa tesi.
il primo elemento è l'istituzione del campo di Fossoli, appunto, che venne adibito a luogo di internamento per gli ebrei dal 5 dicembre del 43. Un secondo elemento: il 1 gennaio del 44 il questore di Modena riferì al capo della polizia che il locale comandante tedesco gli aveva chiesto la consegna degli ebrei arrestati in loco e di quelli internati a Fossoli, precisando di voler procedere al loro trasferimento in Germania. Terzo elemento, in gennaio i responsabili in Italia dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich iniziarono a preparare il convoglio di deportazione poi partito il 30 gennaio da Milano e Verona, nel quale inserirono ebrei arrestati da loro e, come vi dicevo, ebrei invece provenienti dai campi provinciali, non ancora da Fossoli, ma dalle carceri e dai campi provinciali. Il 22 gennaio il capo della polizia inviò ai capi delle province due telegrammi in cui chiaramente si fa riferimento ad accordi presi con le autorità tedesche in merito all'invio degli ebrei puri italiani e stranieri nei campi di concentramento. Una volta partito il convoglio del 30 gennaio vi fu immediatamente il calo delle pressioni tedesche, quindi probabilmente ormai l'accordo era stato fatto. Da allora in poi queste ultime, cioè le autorità italiane, ricevettero solo una lunga serie di ordini ripetitivi dal capo della polizia che disponeva il trasferimento degli ebrei a Fossoli.